frantumi del vecchio mondo, i frammenti di un mondo diverso. Questa volta rispetto al lavoro che presentai nel seminario del 2016, se non erro, ho voluto ampliare un pochettino la mia ottica, il mio sguardo. Parlerò del Redentore, però allargandomi anche ad altre citazioni, ad altri lavori di Musil tratti dal Lascito letterario. Leggo la relazione che ho fatto perché mi torna un po' meglio, spero di non annoiarvi, e inizio allora con questa lettura. Inizio con una citazione tratta dal libro di Claudio Magris, Il mito asburgico. Possiamo vedete proiettata nella prima diapositiva questa citazione. Mi ha colpito molto questa frase di Claudio Magris nel suo testo a proposito di Musil. Magris dice: ci sarebbe tutto un Musil umano, meno crudele e più caldo da scoprire o riscoprire. Un'umanità calda che continua. Lo studioso si nasconde sotto l'ironia tagliente e rivela un profondo senso della dolorosa avventura delle sue creature. Queste parole mi hanno colpito molto e estendono l'orizzonte dell'uomo senza qualità oltre la crudeltà, come dice e scrive qui Magris, che può venire incontro al lettore da un realismo crudo, a volte disarmante, e da un'ironia appunto tagliente con cui vengono descritti personaggi e situazioni. È un orizzonte in controluce che vuole essere cercato e chiaramente dà anche il senso della lettura del romanzo dell'uomo senza qualità. Leggere, dicono ovvietà, comunque leggere significa ricerca, ricerca di ombre, di luci, sensi nascosti. La ricerca rappresenta sia l'immenso e meticoloso lavoro di scrittura di Musil, un lavoro che inizia a partire dal 1898 e dura praticamente per tutta la sua vita, quasi ossessivo direi, sia l'essenza dei personaggi, da quelli più anonimi e vuoti come Diotima ed Arnheim, uniti nella comune tensione verso la grande idea che però è inconcludente, l'idea del progetto della parallela azione. Personaggi come Walter e Clarisse, il primo artista in piena crisi creativa, la seconda tesa a una mistica consonanza con la vita dell'universo, e sto continuando ad utilizzare parole di Claudio Magris. O l'assassino Mosbrucker, in bilico tra autodistruzione e autoaffermazione, fino alla storia dei cosiddetti fratelli gemelli. Gli ultimi romantici, come leggiamo nell'Acido, come se stessi si definiscono, ultimi romantici in virtù di quella perfetta fusione amorosa, e ancora Magris che utilizza queste parole, a cui proprio i due aspirano. È una ricerca dolorosa, e come leggiamo appunto nella citazione del mito asburgico, perché significa fallimento, significa sterilità, può significare paralisi, può significare follia, morte, estraniamento. È una ricerca che, in base all'intervista di Musil con Oscar Maurus Fontana, possiamo andare avanti, in un'intervista che risale al 1926, è una ricerca che trova nel lasso di tempo 1912-14 un momento di svolta nella genesi del romanzo. Possiamo leggere la citazione, vedete, Fontana chiede a Musil: Ihr neuer Roman, er heißt Die Zwillingsschwester. Zeit von 1912 bis 1914. E poi, interessante la frase che segue, die Mobilisierung, die Welt und Denken so zerriss, dass sie bis heute nicht gepflegt werden konnte, beendet auch den Roman. Quindi, 1912-14, punti fermi attraverso cui ci fa passare l'autore, legati, come leggiamo, alla mobilitazione bellica con cui si doveva chiudere l'opera e a quell'afflato mistico, messianico, che percorre la vecchia Europa sino alla Jahrhundertwende e poi oltre, come abbiamo sentito ieri anche negli interventi dei relatori appunto di ieri. Questa dunque è una breve introduzione che dà un po' il taglio del lavoro che ho fatto. Possiamo poi procedere alla successiva parte del mio lavoro, e la parte che io ho dedicato all'Austria, all'Europa e il poeta redentore. Allora, leggiamo la prima citazione. Aber dieses groteske Österreich ist nichts anderes als ein besonders deutlicher Fall der modernen Welt. È una citazione che è tratta dall'Lascito, dal quaderno 8, un quaderno che risale al 1920. Questa citazione mi pare particolarmente interessante perché Musil fotografa la realtà austriaca, ma anche europea, possiamo dire, nelle coordinate temporali del periodo pre e post bellico, siamo nel 1920 del resto,
e ne risulta un mondo grottesco, paralizzato, un mondo che in questa paralisi è simbolo di un impero ormai dissolto, in via di dissoluzione, e simbolo del nuovo mondo moderno. Andando avanti, nello stesso quaderno, vedete sotto, scusate, era una doppia citazione, leggiamo sempre nello stesso quaderno: Die Zeit, alles was sich im Krieg und nach dem Krieg gezeigt hat, war schon vorher da. Es war da erstens geschehen lassen, absolute Grausamkeit. Zweitens nur das Mittel erleben, aus den gleichen Gründen Egoismus. Ecco, questi sono appunti scritti nell'ottica retrospettiva della guerra. Qui l'autore osserva una realtà immutata rispetto ai fenomeni che hanno condotto all'immane conflitto e che ciò nonostante permangono. Si tratta di un geschehen lassen, di un deleterio lasciar correre, di un'assoluta crudeltà legata all'esperienza di un mezzo, ma non di uno scopo, incluso quello dello stesso conflitto. Nell'acito proprio Musil dichiara che questa guerra non aveva uno scopo. E sono tutti questi fenomeni equiparati dal comune denominatore dell'egoismo. In altri passi dell'Arcito l'autore descrive l'estrema pericolosità di questo geschehen lassen o gewähren lassen, come dice, come scrive, inteso proprio questo gewähren lassen come una formula destinata a una comunità umana in cui il singolo non è capace di farsi un giudizio e proprio per questo permette tutto, lascia correre, permette tutto acriticamente. Possiamo andare alla diapositiva, Massimo, che appunto riporta quello che in sintesi ho detto. Leggete: gewähren lassen, eine Formel für menschliche Gemeinheit, der Einzelne kann sich kein Urteil bilden und lässt gewähren. Gewähren lassen ist überhaupt gefährlicher als tun. Siehe das imperialistische Frankreich, siehe die verschiedenen Arten terroristischer Humanität, hinzukommen die intellektuellen Halbentschuldigungen, die sich jeder bildet, zum Unterschied von Roland etc. etc. In questa citazione Musil adduce degli esempi concreti: la Francia imperialista, diversi tipi di terrorismo, ci fa soltanto decenni, ad essi aggiunge le mezze colpe degli intellettuali. Cita Romain Rolland, che insieme a Henri Barbusse, spero che si pronunci così il nome, non ho mai fatto francese, non mi sono informata su questo, sono fondatori di una anti-Kriegsbewegung chiamata Clarté, la fondano nel 1919. È interessante questa citazione perché qui si fa riferimento alle mezze colpe degli intellettuali, di cui parleremo più avanti, ma ne avete parlato anche ieri voi, no? Avete messo in evidenza, alcuni relatori hanno messo in evidenza come appunto gli intellettuali sono stati in qualche modo colpevoli, no? Di aver favorito diciamo così, la diffusione ideologica della Prima Guerra Mondiale. L'epoca, e vado avanti con un'ulteriore citazione, continua Musil, è contrassegnata da ulcere scissioni che devono essere intercettate come in una corrente sottomarina già nel romanzo prebellico. È questo quanto leggiamo nella citazione che vedete proiettata. Vedete, die Zeit ist nur zerfallen wie ein Geschwür, alles muss man submarin auch schon in dem Vorkriegsroman zeigen. Es ist wohl der Typus einer Verfallszeit, einer Zivilisationsepoche, wobei als Ursache des Verfalls anzusehen wäre, dass die Zeit nicht mehr einheitlich umspannt werden kann. In questo flusso sottomarino, subliminale, l'autore mostra i nodi di un'epoca di decadenza o in decadenza e di civiltà, in cui il tempo non può essere più abbracciato in modo uniforme e unitario. Con queste parole Musil dimostra di essere completamente immerso nello spirito di una moderne in cui la narrazione sviluppa su diversi piani e dissolve ogni struttura tradizionale, con l'alternare indifferentemente saggi filosofici, squarci lirici, meditazioni religiose e pagine narrative. Il racconto, questa è una riflessione di Claudio Magris, diventa il pretesto per lo svolgimento di una problematica intellettuale, per il dispiegamento di una concezione del mondo. Quindi è un'epoca dilaniata, scissa, in frantumi, e in quest'epoca scissa e frantumi vive l'utopista. Possiamo andare alla citazione successiva. In questa citazione, ve la leggo perché allora è saltata, scusatemi, non è la citazione che volevo. In quest'epoca è colpa mia. In quest'epoca così dilaniata e scissa vive appunto l'utopista, che forse avrebbe anche la ricetta per sciogliere i nodi alienanti e massificanti, ma non è ascoltato perché tutti li passano innanzi, concentrati come sono in una corsa vana. La citazione ve la leggo: mittendrin vielleicht irgendein Utopist, der vielleicht doch das Rezept hätte, den keiner anhört, an dem alle vorbeirennen, eine Märchenfigur, Achilles, allerdings nur der Möglichkeit nach.
In questa citazione viene citato Achilles, appunto l'utopista, che è un punto fermo nella caotica frenesia della realtà circostante. Si chiama Achilles, quindi mitico nome guerriero, ed ha un'aura fiabesca, è infatti detto una Märchenfigur. In un tempo che non può essere più compreso linearmente, Musil introduce la dimensione mitico-fiabesca, grazie alla quale sospende la frenetica scansione temporale ed apre un varco verso una possibilità di liberazione dai nodi di un mondo in decadenza. Con il riferimento al mito e alla fiaba, Musil pare voler riconnettersi a una sensibilità romantica che può contribuire a rivelare qual è la linfa vitale della sua scrittura. Va cercata nella poesia e nella parola, nella sua essenza creativa o ricreativa. Continua ancora ad utilizzare Magris, ad utilizzare alcune parole di Claudio Magris, che scrive sempre nel Mitasburgico che la vera possibilità dell'intellettuale Robert Musil sta nella poesia. Lo scrittore austriaco legge Novalis, Heinrich von Ofterdingen, nel 1905 e si avvicina con Novalis a un mondo lontano e meraviglioso che lì viene descritto, nel quale i poeti erano come veggenti e ministri di un mondo primordiale in cui tutto viveva in intima consonanza. Spero che ci sia la citazione da Novalis nella diapositiva che segue. C'era la citazione che si riferisce all'utopista Achilles. Ecco, andiamo a Heinrich von Ofterdingen, leggete: i poeti devono essere stati indovini e sacerdoti, legislatori e medici a un tempo, poiché chiamarono in terra con le loro arti magiche le stesse potenze superiori che li introdussero nei misteri del futuro e fecero loro palesi la simmetria e la naturale tendenza di tutte le cose, nonché le virtù interne, la forza terapeutica dei numeri, delle vegetazioni e di tutte le creature. I poeti per Novalis erano in grado di percepire l'ordine che regge il mondo perché essi stessi ne erano parte. Le fiabe che rendono testimonianza di quest'epoca sono dunque, penso che segua un'altra citazione adesso, il tratto d'unione tra realtà, poesia e mondo perduto che rivive tra un battito e l'altro del mondo contemporaneo, del mondo attuale. E il poeta per Novalis che cosa sa fare? Il poeta sa suscitare in noi e a suo piacere quelle latenti potenze, quelle parole ci svela un mondo sconosciuto e portentoso, come da profonde caverne salgono in noi tempi antichi e futuri, innumerevoli esseri umani, meravigliose contrade e più singolari avvenimenti, ci strappano al noto presente. Sodono straniere parole, eppure si sa che cosa vogliono significare. Una magica virtù sprigionano le sentenze del poeta e anche le parole comuni vi suonano melodiose e affascinano gli stupiti ascoltatori. Finisce qui la citazione sul poeta da Novalis. Il poeta, come osserva una studiosa Margherita Versari nella introduzione all'Ofterdingen, è allora poeta redentore, in grado di cogliere un ordine estetico basato sull'analogia sostanziale di anima e mondo e sostenuto dalla comune traccia di spirito, o meglio di poesia, che percorre questi due ultimi termini. Anche Musil, sappiamo, come del resto lo stesso suo protagonista, è poeta redentore. Con il suo saggismo della vita, arriviamo così ad un'altra citazione, vediamo, con la sua Essayistik des Lebens è in grado di postulare una nuova etica. Nell'Acito leggiamo, ho scelto questa citazione che dimostra il senso di questa morale dinamica, di questa morale appunto in termini di saggismo per Musil. La leggiamo insieme, vedete, Musil scrive: jede Entscheidung und Handlung nur als eine Funktion der Umstände und Zusammenhänge behandeln. Nichts für eine Totallösung, alles nur für Partiallösungen ansehen. Man hängt in der Luft, verzichtet auf eine feste Lebensform, auch für die Zeit. Die Zeit darf sich gewissermaßen nicht ernst nehmen. Es muss sich sagen, dass sie nichts an entscheidender Lösung treffen kann, soll aber die Lösungen der Zukunft vorbereiten. Dies die oberste Richtlinie ihres Verhaltens. Dunque, in sintesi, che cosa significa questo? Significa che è necessario trovare più soluzioni, non esiste una soluzione assoluta e decisiva per la vita, bisogna pensare più soluzioni, preparare più soluzioni per il futuro e vivere la vita come in un saggio e quindi da prospettive diverse e molteplici. Una tale esistenza redime, nel senso che libera se stessa e tutto ciò che ad essa si intreccia da quei margini di metallo entro cui i grandi scrittori hanno irrigidito tutto ciò che li ha mosso a scrivere. Libera l'alterità insita nel mondo, di cui oggi si possono cogliere solo alcuni frammenti. Del resto, scrive Musil nell'Acito, il mondo potrebbe essere altro, anzi lo è stato già. Questa è un'altra citazione che mi ha molto colpito e praticamente è una, diciamo, delle linee guida a cui mi sono ispirata per poter scrivere questo lavoro.
A questa visione etica corrisponde una visione estetica, un'estetica, che attribuisce all'arte il compito di manifestare la componente intuitiva, futuribile ed estasiante dell'esistenza. E il poeta si sente, penso che sia la successiva citazione, si sente come... si sente come obbligato a rendere manifesto tutto ciò, questo futuribile, questa componente futuribile, estasiante dell'esistenza, in parole, parole che ci riconducono, lo riconducono alle radici di un secondo regno, che nella citazione che vi leggo è detto il regno della bellezza. Kunst, quindi l'arte, enthält das intuitive, ungerufen kommende, extasierende, das dastehende Einfälle mit dem Zwang, sie zu manifestieren. In ihm hat die Rede von jenem zweiten und verantwortlichen Reich der Schönheit ihre stärkste Wurzel. Chiudo così una parte, diciamo, della mia riflessione che mi conduce ad un'ulteriore parte che ho intitolato e a cui darò questa, diciamo, parola chiave, Mobilisierungsstimmung, quindi la Stimmung della mobilitazione. Allora, la parola Mobilisierungsstimmung, proprio come compositum nell'ascito, compare soltanto una volta ed è legata a quell'insana ebbrezza euforica, febbricitante che colse moltissimi intellettuali, tra cui anche Musil, negli anni immediatamente precedenti la Grande Guerra. Significativa ai fini di questa parte del mio ragionamento è la citazione che vedete proiettata. Vedete, è molto sintetica, ma ci dà un quadro praticamente della situazione, un contesto ben preciso. Berlino, agosto, guerra, Stimmung, una Stimmung che sembra provenire, come leggete da soli, da tutte le parti, e poi c'è questo riferimento agli intellettuali sradicati. Allora, dicevo, è molto efficace nella sua sinteticità perché ci offre le coordinate per contestualizzare questo momento così difficile per tutta l'Europa. E ci troviamo appunto nella Berlino della mobilitazione in cui molti intellettuali sono qui detti appunto sradicati, si trovano in crisi creativa come era lo stesso Musil in quel periodo, nella Berlino appunto della pre-guerra. La Mobilisierung, scusate, è una Stimmung che, per come viene descritta qui, a me dà l'idea di un qualcosa che, di un'atmosfera, di un qualche cosa che riempie praticamente, con ciò stesso opprime un po' lo spazio, questo spazio della metropoli, della città in cui si trovano a vivere e a muoversi gli intellettuali. Per ricreare questa Stimmung, se possibile, che conduce alla mobilitazione e alla guerra, possiamo utilizzare tutta una serie di citazioni, di parole che Musil utilizza nei saggi, nelle bozze di saggi. Sono appunto, è tutto materiale che scrive o diciamo nei diari oppure proprio alla fine della guerra, immediatamente, quasi successivamente e poi anche più tardi ovviamente, in cui Musil ricostruisce l'evento bellico che chiama Das große Erlebnis, la grande esperienza, ricostruisce la grande esperienza in un'ottica retrospettiva, in qualche volta in maniera esplicitamente critica, talvolta lui stesso lo dice, ne vuole parlare in termini più diciamo intenzionalmente neutri e controllati. In un saggio molto famoso che è in Das Hilflose Europa o da Reise vom Hundertsten ins Tausendste, Musil, spero che di aver scritto, ecco stavolta sì, la citazione è giusta, la potete leggere, parla di una di una Babilonia di pazzi. Vedete una torre di Babele in cui l'individuo perde la sua lucidità, è come stordito da mille voci diverse che lo stordiscono l'individuo e praticamente l'individuo, ogni persona cade in un'anarchia, in uno stato di anarchia spirituale. Esiste, come potete leggere, no? Babylonisches Narrenhaus aus tausend Fenstern, verschiedene Stimmen, Gedanken, Musiken gleichzeitig auf den Wanderern ein und es ist klar, dass das Individuum dabei der Tummelplatz anarchischer Motive wird und die Moral mit dem Geist sich zersetzt. Qui utilizza addirittura un verbo che allude alla decomposizione. Nel frammento saggistico La fine della guerra, da Sainte Descrits, che risale all'inizio del 1918 e che ha citato ieri Massimo, Musil tenta di dare una spiegazione del conflitto chiamando in causa il fenomeno della Massenpsychose. Quindi la psicosi di massa. Lui dice, andiamo avanti, vediamo, eccola qua la citazione, trotzdem war er
cioè la guerra, der Krieg, nicht nur über Nacht da, sondern begeisterte mit wenigen, durchaus nicht durchwegs besseren Ausnahmen alle. Dafür hatte man schon vor dem Krieg eine Erklärung vorgesehen, die durch Suggestion und Massenpsychose. Poi va avanti Musil nella spiegazione, nella sua riflessione, e dice Musil, dato che non esisteva un substrato riconducibile ad un'anima di massa, una Massenseele, dice, osserva Musil, si deve pensare più che a una Massenpsychose, all'azione di una forza nuova che ha in sé i germi di una vera e propria passione per la guerra. Parla proprio, potete leggere, citiamo soltanto se non vi annoio, questa espressione, Leidenschaft des Kriegsausbruchs. Ora, tra le serie di parole o espressioni che Musil usa per spiegare questo clima favorevole alla guerra, ne troviamo moltissime che appartengono al campo semantico o dell'estasi o della malattia. Non dico cose che sono già sapute e che in altri contesti avete anche messo in rilievo. Si tratta, parla di ebbrezza dell'avventura, di bonaccia, di febbre con tutti i sensi, energia in viaggio verso l'anima come fistola purulenta, bisogno di uno schianto metafisico, noia della pace, fuga dalla pace, reale atmosfera di un sogno contro il mondo germanico. Musil parla della guerra, come dicevamo anche prima, come la grande esperienza, come un'esperienza religiosa, come mistico avvicinamento al divino. È un sentimento inebriante che per la prima volta fa sentire in Musil, l'aristocratico intellettuale, un senso di fratellanza, possibilità di ritorno al primigenio, paradossale cura redentrice o rigeneratrice per la vecchia invecchiata e peccatrice Europa, in cui la violenza viene giustificata nella metafora addirittura delle doglie del parto. Ora, tutte queste citazioni io le ho riportate perché ci aiutano a ritrarre questa Stimmung che io sto cercando di delineare. Però che cosa significa Stimmung nel processo musiliano di rilettura della guerra, oltre a queste riflessioni? Allora, io ho pensato ad una citazione che una studiosa, Fernanda Chioso Rosso, a proposito di Hofmannsthal, quindi altro autore della decadenza, altro autore di fine secolo, scrive proprio a proposito di Stimmung. Dice Fernanda Chioso Rosso, e penso di averla citata, Stimmung è rivelazione ed è un nutrirsi di frammenti e frantumi. Questa citazione mi ha ulteriormente, diciamo, ispirata per poter delineare la decadenza, questo momento che appunto gli intellettuali stanno vivendo. Fernanda Chioso Rosso scrive: non è vero che l'arte della decadenza sia la poesia della povertà, non è vero che non ci sia più niente da dire, nel senso, aggiungo io, di un Hofmannsthaliano Brief an Lord Chandos. Che ci sia una perdita di vita in senso ascendente, questo sì, ma in ogni caso la vita è costretta a dire ancora spettralmente di se stessa nella perdita, nella mancanza di qualcosa. È in questa perdita, in questa mancanza, che si dà un significato nuovo e che nasce la poesia. Ora, questo riferimento allo spettrale mi ha poi fatto ricordare un altro passo dell'intervista di Musil con Oscar Maurus Fontana, spero di averla riportata. Musil afferma nell'intervista che non gli interessa di reale e a Piero un test reale in Geschehens, in quanto la memoria, dice lui, è un dispositivo scadente, ci si dimentica presto delle cose, quanto piuttosto gli interessa che cosa? Das Geistige typische, quindi lo spirituale, diciamo, che ha vissuto in questo momento di guerra e di mobilitazione. E prosegue: ich möchte geradezu sagen, das Gespenstische des Geschehens. Tornano dunque nelle sue parole l'aspetto spettrale, in questo caso proprio della mobilitazione, che contrassegna la transizione, il passaggio alla guerra. Dunque di questa Stimmung fanno parte le profonde lacerazioni, scissioni di un'Austria Europa belligerante, i frantumi e i frammenti di un mondo in decadenza. Proprio in virtù di questi frammenti e frantumi, questa Stimmung dirige lo sguardo su uno squarcio che mostra i resti di un mondo che potrebbe essere diverso, anzi lo è stato già, per riprendere una citazione che avevo usato poco fa. Allora, ora poi mi sono concentrato sugli intellettuali, un breve passaggio sugli intellettuali in guerra tra silenzi e parole. Allora, gli intellettuali della Jugendwende erano fermamente persuasi che il tempo a cui appartenevano era destinato alla sterilità morale e che solo un avvenimento straordinario o un uomo eccezionale lo poteva redimere. Anche Musil, queste sono parole tratte dall'uomo senza qualità, anche Musil pensava che solo un conflitto di mani dimensioni avrebbe potuto far sorgere un mondo nuovo e con ciò stesso un uomo nuovo, redento e redentore. Aveva tuttavia ben presto capito che il conflitto
era stato solo un canto di morte che, giunto al suo termine, aveva fissato tutto e tutti in un silenzio disperato, privo di senso, perché niente era cambiato. L'illusione aveva ceduto il passo alla delusione e all'orrore, e da momento potenzialmente costruttivo si era convertito nel triste fallimento di un'umanità sepolta. Penso di aver ripreso anche questa citazione positiva che segue. Chi era riuscito a sopravvivere era incapace al suo ritorno dal fronte di trasformare questa guerra e il conflitto in esperienza di crescita. Michaela Latino, nel suo ricordo, un dispositivo scadente, scrive, ho riportato anche la citazione, se vogliamo andare, spero, no, non l'ho riportata, scusate, sono disorganizzate, evidentemente. Allora, i soldati, osserva Michaela Latini, tornavano ammutoliti dalle zone di guerra senza riuscire a organizzare concettualmente il racconto della tragedia epocale che li aveva investiti, incapace di un'elaborazione critica e individuale. Quel che viene meno tra gli orrori della guerra è allora l'acquisizione di uno sguardo complessivo capace di raccogliere le manifestazioni disperse e frammentarie della vita in una visione perspicua nelle immagini della vita. In questo scenario di morte ad imporsi è stato allora il silenzio, come molti hanno evidenziato, come ha teorizzato Benjamin in alcune famose pagine di Erfurt Armut, proprio a proposito del primo conflitto mondiale. Ora, questa è la situazione per molti, tuttavia, a differenza di molti uomini che tornavano muti dalla guerra perché distrutti nell'animo e nel corpo, Musil non rinuncia a scrivere. Lo dimostrano i diari composti durante la guerra, la sua attività come redattore per la Soldatenzeitung, l'esortazione a scrivere che gli rivolge a ogni soldato. Incamerati, collaborati, osservano Alessandro Fontanari e Massimo Libardi, non nella guerra parallela, Musil pone come compito del giornale di tutti i soldati che vogliono collaborarvi proprio quello di trattenere nel racconto e nelle immagini ciò che viene vissuto al fronte. Questa esperienza viva ai limiti dell'immaginabile svanirà per sempre se non verrà fissata, se non sarà contrastata la fugacità dei ricordi, perché il ricordo appunto è un apparecchio scadente. Perfettamente in accordo con la sua concezione della scrittura come capacità di rivitalizzare le immagini morte e stereotipate, di guardare le cose come appena create, Musil afferma: non è necessario saper fare dei versi per essere poeta. Il poeta vede le cose come se fosse la prima volta. Ogni soldato che si rende imparzialmente conto di quanto vede diventa poeta. Osservano poi ancora i due studiosi: narrare rappresenta l'unica possibilità di raggiungere una diversa comprensione di certe esperienze limite. Non è dunque un caso che emerga nei racconti e nei frammenti narrativi del periodo di guerra lo stretto rapporto tra esperienza bellica e necessità della narrazione. Possiamo dunque dire che è proprio la fede nella scrittura, o più semplicemente nella parola, a salvare e liberare Musil dal pericolo di congelare, diciamo così, di rigidire il vissuto bellico nel silenzio, e proprio questa fiducia e fedeltà gli permettono di individuare qual è l'altra via da percorrere per riscattare l'Europa, forse anche se stesso, da quella malattia che l'aveva portato al collasso. E mi avvio alla conclusione, all'ultima parte, che è che ho chiamato appunto l'altra via. C'è una citazione che è molto interessante, che ho già utilizzato, e che è questa: Nun ist die Welt wirklich nicht so fest, wie sie tut, sie könnte anders sein, sie war schon anders, ihre Bruchstücke lassen sich anders deuten. Allora, tra ciò che il mondo potrebbe essere e ciò che è stato corre la linea dei frammenti, dei Bruchstücke. Dunque è tra le fessure frammentate e frantumi del mondo che va cercata la sua alterità. È interessante notare che proprio un'esperienza, diciamo, di collegio militare, quindi comunque mondo di guerra, l'esperienza dunque gli anni passati nel rigido collegio militare di Merich-Weiß-Kirchen, proprio in questi anni il giovane Musil matura la consapevolezza di essere anders, diverso, nel senso che si rende conto di saper vedere il mondo, le cose, gli uomini in modo diverso. E proprio da questa consapevolezza scaturisce la vocazione alla scrittura. Influenzato dalla lettura di Maurice Maeterlinck, impara a distinguere le ore vive dalle ore morte. Le prime nei diari sono dette imprese spirituali sottili, concepimenti, astrazione della vita, una specie di spirito santo, il contatto della forza. Sono le ore in cui siamo ancora etici, scrive lui nel diario. Nelle pagine del Turles si svela, oltre a ciò, l'esistenza di un secondo lato della realtà, se vogliamo di una seconda vista. Proprio a proposito del Turles, Enrico De Angelis, in Simbolismo e Decadentismo, lui dice: non le cose hanno un doppio aspetto, ma noi abbiamo una seconda vista che ci fa vedere le cose con altri occhi, non con quelli dell'intelletto. E allora scopriamo una vita non esprimibile in parole. Ugualmente esiste un pensiero vivo e un pensiero morto. Quest'ultimo è conseguibile e ricostruibile percorrendo le catene causali, ma diventa vivo e vero solo se lo vivifica
qualcosa che non è più pensiero e non rientra più nel campo logico. Metà della nostra vita si svolge nell'intelletto, l'altro nell'oscuro terreno dell'interiorità ed è soprattutto la condizione dell'anima, sulla cui estremità il pensiero si limita a insediarsi come una fioritura. Fine della citazione appunto da simbolismo e decadentismo. Allora, ritorniamo all'esperienza della mobilitazione e della guerra che spiritualizza i musi e la percezione della realtà. Lo dimostrano tutte quelle parole misticheggianti che egli utilizza per definire la mobilitazione e la guerra. Sono parole come Geistiger Rausch, quindi l'ebbrezza dello spirito, Berauschendes Gefühl, questo sentimento inebriante, parole che vengono usate, appunto, ripeto, per descrivere la Mobilisierungsstimme, la guerra, come esperienza religiosa. C'è quindi tutto un senso estatico, religioso legato alla guerra. Questo senso di estasi aveva accomunato inizialmente Musil a moltissimi altri scrittori. Sopravvive nel magma dell'ascito come parola, anche quando ormai è chiaro che il grande conflitto è solo un fallimento. Serba Musil intenzionalmente memoria di questo lessico mobilitante e bellico per riconvertirlo e liberarlo, per esempio appunto nei diari, negli scritti postbellici, da quel senso di euforia allucinante, alienante, autodistruttivo che aveva reso ciechi molti. La trama delle parole e delle esperienze appartenenti al campo semantico della guerra deve per forza sopravvivere, perché se andasse perduto non ci potrebbe essere un processo di riscatto, diciamo, no? E solo così questa trama bellica o belligerante delle parole può essere umgevortet, può essere quindi redenta, riconvertita, erlöst, liberata, purificata da esaltanti retoriche. Solo in questa umvotung e Erlösung l'autore può iniziare a svelare una via diversa, e questa via può contribuire alla configurazione di uno spazio esistenziale nuovo. Il conflitto mondiale svela a che appunto è dotato di una seconda vista interessanti connessioni, come quella con l'altro stato. La guerra, leggiamo nell'ascito, è la stessa cosa, è lo stesso che dire altro stato, questa idea dell'altro stato, no? Che praticamente percorre tutta la produzione, la filosofia di Musil. Però la guerra rispetto all'altro stato è mescolata, diciamo così, fusa in maniera viva con il male. Ora, la connessione guerra e altro stato è una connessione singolare, perché la guerra e l'altro stato appartengono, perlomeno l'altro stato in Musil, appartengono a dimensioni diverse, però a queste due dimensioni si giunge per una stessa via, che è l'estasi. Abbiamo visto l'estasi della mobilitazione che porta alla guerra, e l'estasi che porta alla visione, diciamo, di un altro stato. È una connessione dialetticamente etica, in virtù di una morale dinamica, quella che appunto postula Musil, per la quale il male è considerato un principio, appunto, un movente, diciamo così, un bewegendes Prinzip. Senza il male la realtà sarebbe statica, rigida, e non avrebbe alcun impulso al cambiamento, al movimento. La guerra concede a Musil paradossalmente dei momenti di distacco, perché nel caso di Musil la guerra rimane sullo sfondo, è lontana dai combattimenti di rilievo. Allora l'occhio dello scrittore riesce a cogliere, oltre sicuramente alla distruzione e alla morte, veri e propri angoli magici, e qui pensiamo alla valle appunto incantata dei Mocheni, e li traspone questi angoli magici sulla carta dei diari, conservando la memoria di un ambiente naturale peculiare mai incontrato prima, che gli permetterà di maturare il profilo spaziale dell'altro stato, unendo all'altro stato la montagna al mare. Erano questi due termini spaziali che usa Musil per configurare questo spazio. Nella valle, la valle dei Mocheni, sembra infatti nascondersi ammiccante qualcosa di atteso appassionatamente, e delle atmosfere rarefatte della montagna, tra terra e cielo, giunge il profumo dell'eternità. La guerra dunque è una peculiare manifestazione dell'altro stato, l'hanno detto più volte, lo leggiamo anche nella guerra parallela, nei saggi di Massimo e di Alessandro Fontanari. L'altro stato è la possibile via per ristabilire nel mondo quell'ordine spirituale deficitario che aveva fatto esplodere la guerra. Allora, quel Musil più caldo e umano di cui parla Magris vive proprio qui, nel recupero di una realtà spirituale tutta partecipante, in cui non ci sono più confini tra l'io, gli altri e le cose. Questa è la citazione che uso per parlare proprio di questo, la possiamo leggere, la potete leggere anche per conto vostro, non voglio essere troppo pesante, e in sintesi è quello che praticamente ho detto poco fa. Quest'altro stato ha lasciato traccia di sé in infinite Einzelheiten della nostra vita e dell'essenza di una morale, di idealità che vive tra le dure fibre del male.
nella fase in cui il romanzo doveva intitolarsi La sorella gemella di Zwillingsschwester tra il 23 e il 26, Agathe si fa portavoce di questa nuova visione del mondo. Agathe viene così descritta, ed è una citazione che troviamo, spero, nella diapositiva successiva: Sie hatte ihr Leben lang an Märchen geglaubt, ritorniamo così al campo della fiaba. Dass man in ein anderes Reich entführt werden konnte, hinter der Lust war immer ihr Gefühl, wenn auch nicht über Überlegung gewesen. Was sie fühlte, war aber, wenn auch in Stücken, wirklich eine Welt. Bruchstücke einer älteren Art zu leben. Etwas, wonach sie sich gesehnt hatte. La fede, c'è anche un'altra citazione da Das Verzauberthaus, dove parla appunto di fiaba che alza il velo di un altro mondo, di un'altra realtà. La fede assoluta e mai sconfessata nella fiaba permette ad Agathe di conservare uno sguardo sognante, fresco, potremmo dire da bambina, sulle cose e sulle persone, e le consente di alzare questo velo che nasconde una realtà diversa. L'essenza fiabesca di Agathe mantiene in vita un Gefühl, un sentimento, che la mette in contatto con un regno che emerge tra le pieghe del mondo. Questo sentimento le permette di intravedere i frammenti di un'altra maniera di vivere. L'avvicina al fratello, perché anche il fratello, Achilles, è un essere fiabesco e mitico, e la fa entrare con lui, e qui riutilizzo altre parole del professor De Angelis, sempre tratte da simbolismo e decadentismo, la fa entrare in uno stato di coscienza mistico, in cui le distinzioni fra le cose perdono significato, fino ad arrivare al cuore del mondo, senza volontà di dominarlo. Allora, queste parole insieme a quelle di Magris mi hanno ulteriormente, diciamo, portato poi ad una riflessione e alla conclusione. Queste ultime parole, insieme appunto al lato più umano e caldo da riscoprire in Musil, ci proiettano verso la grande metafora del cuore, della profondità viscerale e abissale che chiama ogni uomo. L'autore dell'uomo senza qualità risponde all'appello amoroso del cuore, così lo definisce Maria Zambrano in verso Un sapere dell'anima, fino ad entrare nel ritmo delle sue pulsazioni e delle sue pause. Decide Musil di riprodurlo attraverso mistiche parole, questo ritmo e questo mondo, che sono le parole che lui apprende da Buber, dalle confessioni estatiche, da Girgenzona. E sceglie Musil la parola, in questa scelta compie un altro gesto di amore nei confronti del mondo e di ogni sua manifestazione. Perché la parola esprime e l'espressione salva dal pericolo del mutismo. Se le cose di qualsiasi segno non si facessero sentire in qualche modo, riflette ancora la Zambrano, si riempirebbero di rancore, un rancore che trae origine immancabilmente da ciò che, pur lavorando sempre, non giunge ad essere ascoltato. Questo atto di amore puro, pieno, che Musil esprime nella dimensione dell'altro stato, purificato nel graduale processo di elaborazione del romanzo, è anche atto conoscitivo, perché senza questo salto nella profondità il nostro occhio rimarrebbe solo alla superficie delle cose. Musil affida agli ultimi romantici dell'amore il compito di compiere questo viaggio al ritroso verso il mare, e qui dovrebbe esserci l'ultima citazione, no, non c'è, scusate, verso il mare c'è della Reclusigkeit e della Abgeschiedenheit, quindi della mancanza proprio della quiete assoluta e del distacco, quindi verso uno stato di pienezza primigenio in cui, conformemente alla mistica secolarizzata di fine secolo, la parola amore si sostituisce, o forse no, a Dio. E questa è la mia conclusione. Spero di non aver annullato, perché grazie.